In questo video vedremo come ripristinare il Face ID quando è danneggiato il dot projector, senza effettuare alcuna saldatura. Ricorda di iscriverti al nostro canale per non perdere nessuno dei nostri video. Su questo iPhone 11 Pro non è attualmente possibile configurare il Face ID per un problema alla True Depth Camera. Puoi acquistare i prodotti utilizzati in questo video direttamente sul nostro sito. Nello specifico avremo bisogno del programmatore Kianli iCopy Plus 2.2, del kit basetta Kianli Face ID più alimentatore da 19V ed infine del Flat Tag On, in questo caso per iPhone 11 Pro. Iniziamo quindi spegnendo il nostro iPhone e procediamo con il disassembly. Dopo aver rimosso il display e la batteria, estraiamo il flat fotocamere frontali. Colleghiamo adesso la basetta Face ID al nostro iCopy e colleghiamo quindi il flat fotocamere frontali alla nostra basetta. Dopo aver cliccato su Red, iCopy ci indica che il componente è danneggiato. Accediamo quindi al software Kianli Repair collegando sia l'iPhone che iCopy. Trovate il link del software in descrizione. Clicchiamo quindi Lattice e poi su Detect Chip. Analizziamo ora i dati del componente. Se IC data mostra fusing, I2C senza stato e luminescence anomalies, allora la riparazione può essere effettuata. In quali casi non è possibile completare la riparazione? Quando viene indicato Luminescence Anomalies e IC Data Normal, ed in tutti i casi in cui I2C mostri breaking. Dobbiamo adesso cliccare su Cloud Backup. In seguito colleghiamo l'alimentatore da 19V alla basetta Kianli. Ora clicchiamo su Activation ed attendiamo che si completi l'operazione. Possiamo adesso scollegare l'alimentatore da 19V. Connettiamo quindi il flat Kianli alla basetta. Clicchiamo infine su Cloud Burning e poi Burn. Assembliamo ora il tag on al flat fotocamere frontali, seguendo lo schema indicato. Il flat all'interno del dispositivo non risulta invasivo. Dopo aver riassemblato l'iPhone, è il momento di testare nuovamente il Face ID. Il Face ID funziona perfettamente e la riparazione è stata completata. Se hai qualche dubbio, scrivilo nei commenti e non dimenticare di iscriverti al nostro canale.